Bentrovati e bentrovate, ciao a tutti da Flash Giovani Live, la trasmissione live di Flash Giovani, il portale del Comune di Bologna dedicato ai giovani. Oggi vedete uno sfondo diverso, sono qui, mi sposto, vi faccio vedere la nostra redazione in Palazzo da Curzio. E saluto Fabrizio Colliva alla regia, saluto e ringrazio Fabrizio e vado a introdurre l'argomento di oggi. Quest'oggi parliamo di un argomento un po' delicato, si parla di bullismo e cyberbullismo. Do il benvenuto ai nostri ospiti, Martimiliano Martinez dell'Associazione Culturale Dry Art. Ciao Massimiliano. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Massimiliano, prima di introdurre l'argomento, ci spieghi che cos'è Dry Art e di che cosa vi occupate? Sì, Dry Art è un'associazione culturale, lavoriamo tantissimo sul territorio bolognese e facciamo varie attività di formazione, alta formazione, ma anche formazione soprattutto per i ragazzi, dalle scuole, dall'infanzia, direi, alle scuole superiori. Lavoriamo anche nei centri socio-educativi, nel carcere minorile, in ospedale, e, insomma, abbiamo varie attività dal punto di vista formativo, facciamo attività di aiuto compiti e tanta attività laboratoriale. E poi facciamo anche organizzazione di eventi culturali, e da sempre lo facciamo, insomma, all'interno di contesti estivi, ma non solo, e ci occupiamo di tematiche sociali ibridate con le arti. Con te, quando parlavamo per prepararci per la trasmissione, mi dicevi che siete abbastanza preoccupati perché si sta verificando questo fenomeno a causa del Covid, che oltre a tanti scompensi, appunto, continuiamo a scoprire dei risvolti sempre nuovi. Il bullismo, che prima era un bullismo di presenza, può essere diventato anche un cyberbullismo con il Covid, essendo tutti collegati solo online. Sì, questo campanello d'allarme ci è stato dato dalle insegnanti, noi lo sapevamo già, nel senso che lavorando tantissimo nelle scuole abbiamo capito che questo è un tema che va affrontato e di cui bisogna parlarne, quindi non bisogna stancarsi di parlare. Molto spesso invece assistiamo ad atteggiamenti da parte di chi si deve occupare dell'educazione dei ragazzi, che sono degli atteggiamenti un po' di stanchezza rispetto al fatto che si trattino ancora questi temi. Bisogna dire che si devono trattare ancora questi temi. Delle insegnanti con cui stavamo lavorando col metodo della didattica a distanza, anche noi perché avevamo dei progetti in essere che non avevamo concluso e che quindi abbiamo proseguito a distanza, ci hanno detto che c'era appunto questo problema, che era un problema molto rilevante, insomma, che le dinamiche interrelazionali tra i ragazzi stavano spostando online, ovviamente anche quelle di prevaricazione, di violenza che si traducono in cyberbullismo. Aiuto. Argomento abbastanza, insomma, i ragazzi stanno vivendo veramente un periodo estremamente delicato. Allora, facciamo un punto, diciamo, storico. Chiedo a Fabrizio di lanciarci per favore l'RVM1 e poi torniamo con Massimiliano. Sono Stefania, vengo da Varese, ho 14 anni e che dire, mi piace la musica, lo sport e credo molto nell'amicizia. Per questo non sopporto quando le persone tradiscono la mia fiducia. Me ne sono andata da Varese proprio perché persone che credevo mie amiche mi hanno tradita. È successo tutto ad una festa di compleanno. Una festa normale, quella a cui andiamo tutti. Insomma, chi non ha mai bevuto un po' di più in assenza di genitori? Beh, io quella sera ho bevuto un po' troppo. Ho vomitato in bagno e sono svenuta. A questo punto, alcuni ragazzi che erano alla festa, al posto di chiamare mio padre e farmi venire a prendere, hanno fatto una cosa orribile. Hanno fatto finta di avere un rapporto sessuale con me mentre ero incosciente e non si sono limitati a questo. Hanno ripreso il tutto con un cellulare.
La mattina seguente io non ricordavo nulla, ma è bastato riaccendere il cellulare per ripiombare nella realtà. In sole 24 ore ho ricevuto 2000 messaggi di insulti. Mi hanno derisa, mi hanno presa in giro, mi hanno dato della puttana. Come si può essere così cattivi? Ero soffocata dalla vergogna, non riuscivo a respirare. Volevo stare in camera mia, da sola, non vedere nessuno. Le parole fanno più male delle botte. Ed è questo quello che ho scritto su un bigliettino alle 3 di notte del 2 aprile del 2014. La notte in cui ho scritto ti amo per la prima e l'ultima volta a mio papà. La notte in cui ho detto addio a Varese, a tutte le persone che credevo mie amiche e a quelle poche che lo sono state davvero. Quella notte io ho aperto la finestra della mia camera e mi sono lanciata giù, facendola finita per sempre. Se non fossi morta, oggi sarei una vostra compagna di classe. E non potete capire quello che vi siete persi. Eccoci, io mi sono un po' emozionata, scusate. Massimiliano, perché era importante anche quando abbiamo parlato dare una sorta di, diciamo, riferimento storico che è questo del 2014? Ci spieghi? Sì, questa è la storia di Carolina Picchio, storia di una ragazzina vittima di un fenomeno molto diffuso, possiamo inserirlo questo nel cyberbashing o happy slapping, in inglese significa allegro schiaffeggio, ed è una modalità molto diffusa che unisce il bullismo tradizionale a bullismo e a cyberbullismo. Nel senso che vengono ripresi degli atti di violenza e poi vengono immessi in rete per avere una platea ovviamente il più possibile ampia per far arrivare questi video, questi contenuti, che possono essere video, audio, fotografici. E Carolina Picchio segna uno spartiacque in Italia, perché è grazie a lei che oggi abbiamo una legge sul cyberbullismo, la legge 71 del 29 maggio del 2017, dedicata a lei, scritta e proposta dalla senatrice Elena Ferrara, che quest'anno doveva venire a Bologna presso l'Assemblea Legislativa. Stavamo organizzando un'iniziativa con concittadini, ma è saltata a causa del Covid, e sarebbe dovuto venire a parlare a tutte le scuole della regione, quelle che avevano partecipato al programma di concittadini, ed era la sua insegnante di musica. Quindi ha una forte valenza questa legge, e ha una forte valenza perché è una delle migliori leggi che ci sono in Europa, che ci vede un po' all'avanguardia. Di solito noi scontiamo sempre il difetto di essere indietro rispetto a tante questioni, invece da questo punto di vista siamo riusciti a fare una buona legge, una legge che risente anche dei vari maneggiamenti che ci sono stati nella discussione parlamentare. Non si parla per esempio di discriminazioni, di pari opportunità, che sono un punto focale, però l'importante è che ci sia. È una legge che punta tanto sulla prevenzione, quindi non è punitiva, da questo punto di vista rimanda ovviamente a tutto quello che c'è dal punto di vista del codice penale civile. È una legge appunto preventiva che lavora molto sull'educazione, sulla formazione, e lavora contro lo stigma del bullo. Questo è un altro elemento essenziale. Molto spesso si va nelle scuole e si vede quello che viene realizzato da tanti operatori, e purtroppo si vede tanto puntare sulla discriminazione del bullo. Massimiliano, ti abbiamo perso. Ti abbiamo connessione? Perso. Adesso ti abbiamo riportato. Ok, ci siete? Questa cosa dello stigma del bullo è molto interessante. Sì, adesso ti sentiamo, perché anche a me ha sorpreso molto, perché effettivamente invece è, come dire,
Avrei interpretato la violenza in una direzione anche univoca, non avrei pensato che effettivamente ci potesse essere un modo per affrontare la questione anche a partire proprio dal bullo stesso. Voi vi occupate anche di un'altra forma particolarissima di bullismo. Chiedo Fabrizio di mandarci l'RVM numero 2 e poi torniamo qui. Oh, fra, hai visto? Adesso chiedono pure i soldi del parcheggio. Mamma mia, sti mafiosi. Oh, ma stai scherzando? Ma quelli vanno in beneficenza, sono per la chiesa di San Luigi. Bene, raga, dopo aver visto Gomorra, voi cosa ne pensate? No, ma non è possibile, tutti i meridionali sono dei mafiosi. Basta guardare il nostro consiglio dei docenti. Inglese, francese, matematica, devo fare dei nomi. Scusami un attimo, parliamo del prof di italiano. Con quell'agenda rossa sembra che l'abbia rubata Borsellino. Succede, dai, raga, però non dite così, almeno c'è il prof di economia che è bolognese. Oh, fra, ma i nonni sono di Palermo, eh. Mi, capito, mi hai? Parto già male oggi a scuola. Ho preso un 4, un con mezzo in dare, non so già come mi ricordavo. Poi mi dice. Vabbè, devo respirare. Oh, cosa fate voi due? Spacciate a scuola? Guardate che così alimentate la mafia, sapete? La mafia non esiste. Ragazzi, che ne dite se andiamo tutti insieme alla manifestazione contro la mafia? Per me va bene. Manifestazione contro la mafia? Guarda, io manifesto, ma nel mio letto. Mamma mia, veramente non ti interessa questo argomento. Guarda, la mafia è solamente un'invenzione degli altri stati, per diffamarci, come quel presidente francese Maccaroni. Maccaroni. È Macron, ignorante, Macron. Vabbè, avete capito il concetto. Io sono come San Tommaso. Se non vedo, non credo. La mafia è reale, esiste veramente e noi dobbiamo combatterla. Adesso neghi l'evidenza? Ma quelle sono sicuramente tutte fake news, insomma, se la mafia esiste, allora terra è rotonda. Ok, abbiamo fatto vedere questo video perché tu mi dicevi che i figli delle persone, insomma, accusate, poi condannate per mafia, subiscono tantissimo bullismo. Sì, c'è un video che abbiamo realizzato in una scuola elementare, nell'ambito di questo progetto Essere Capaci, che è stato premiato quest'anno da concittadini dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Siamo arrivati secondi in graduatoria con questo progetto. E i ragazzi delle scuole elementari hanno elaborato questo video partendo da una storia che io ho ascoltato in un incontro di concittadini con altri operatori, educatori, erano degli insegnanti della scuola di Ebro, e ci dicevano che era difficile lavorare in un contesto in cui dopo una retata, arrivano il giorno dopo, ti trovi in classe con i bambini di quelle persone che sono state arrestate. Brescello è stato un paese del Reggio Emilia, se non sbaglio, no? Che è stato sciolto per mafia. E Sì. lì appunto ti ritrovi con questi bambini che poi possono subire
delle da parte dei loro pari, ovviamente, i genitori che non vogliono che i propri figli frequentino figli di mafiosi o altro. Allora sì, il rischio è quello di isolare queste persone e di sottoporle sia all'umiliazione di un isolamento che comunque è bullismo e sia poi le condanni ad un destino che è quello di ripercorrere i passi dei propri genitori. In più la mafia è un sistema, è un modello sociale che è rintracciabile all'interno di un modello di bullismo e cyberbullismo. Infatti quando vado in classe a fare lezione faccio sempre un parallelismo tra il modello mafioso e il modello del bullismo e cyberbullismo. E quindi sì, è un tema che andrebbe affrontato e approfondito. Quando si parla di bullismo e cyberbullismo è inevitabile, non si può non parlare di legalità, di costituzione, di mafia e malavita in generale. Insomma, i ragazzi, per quello bisogna combattere, contrastare lo stereotipo del bullo e non consegnarlo appunto allo stigma. Lo stigma non fa altro che consolidare, invece bisogna fare un lavoro di comunità, di classe. E analizzare sì, anche perché poi i soggetti sono tanti e poi il bullo può essere anche un falso bullo, a volte il bullo è la vittima stessa che ha un atteggiamento attivo e aggressivo per cui risulta inviso sia agli occhi degli adulti che a quelli dei propri pari, proprio perché ha una reazione di questo tipo, è molto aggressiva, oppure c'è anche il bullo latente che è la vittima che dopo, nel momento in cui si vendica rispetto al bullo, scopre di trovare piacere. Insomma, le tipologie sono tante. È complesso. Il mondo è molto complesso. Adesso abbiamo tempo, quindi ti chiedo proprio, poco prima di salutarti, ti chiedo una battuta abbastanza veloce su quello che è il tuo timore, cioè più che timore tu volevi lanciare appunto un monito che è quello, succede anche a Bologna. Ti chiedo di essere brevissimo perché sono veramente in ritardo. Assolutamente, quest'anno proprio sono stato tirato per la giacchetta proprio perché entrando nelle scuole ho un rapporto con i ragazzi, allora sono venute fuori tante storie, storie di ragazze che minorenni ovviamente, vittime di bullismo, di atti di bullismo come quello di Carolina Picchio, ragazzine che hanno difficoltà ad uscire di casa perché vengono etichettate in una determinata maniera, isolate socialmente, con forti problematiche. E con questi video che circolano da anni senza che nessun adulto alzi la mano per dire guardate sta succedendo questa cosa, ne parleremo quando poi si affacceranno alla finestra come si è affacciata Carolina Picchio, oppure dobbiamo parlarne nelle scuole, nei contesti educativi, con i genitori. Quindi il tema va affrontato, è un tema delicato che coinvolge tanti adolescenti e preadolescenti perché insomma adesso si stanno accorciando anche le distanze e ci troviamo in scuole dove a 6 anni in prima elementare si comincia a parlare di sesso, quindi le distanze si stanno accorciando Perdonami, ma devo per forza interromperti, l'argomento sarebbe vastissimo, io però ti ringrazio, ti saluto tantissimo per essere stato con noi. E grazie a voi. Lanciamo il servizio della nostra collega Katia, Gennaro Nicolazzo, che è un artista, un cantante lametino, che ha scritto proprio in Arte Fragile, Gennaro Nicolazzo in Arte Fragile, che ha scritto anche proprio delle canzoni sulla sua esperienza di bullizzato, quindi di colui che ha subito bullismo. Lanciamo il servizio di Katia e ci ritroviamo fra poco. Tante volte son caduto
e altre cento mi sono alzato. Nulla può fermare il battito di questo cuore. Ciao a tutti, grazie Serena, sono qui con Gennaro Nicolazzo. Ciao Gennaro. Ciao. E niente, gli vorrei chiedere un pochino della sua carriera. Gennaro, ti vuoi presentare? Sì, allora io sono Gennaro, ho 21 anni, vengo dalla Calabria, sono un cantautore emergente, di genere pop. Ho iniziato a cantare da quando avevo 8 anni e poi a 15 anni ho iniziato ad avere la mia prima band. Fin quando poi non ho iniziato a scrivere realmente canzoni mie, oltre che fare cover. Ho iniziato a scrivere dopo un'esperienza, appunto un episodio più che altro di bullismo avuto nella mia vita, che da lì ho iniziato a mettere nero su bianco tutto quello che insomma avevo provato e come l'avevo superato. E così, grazie alla musica, sono riuscito ad andare avanti. Infatti per questo il nome del mio album si chiama Vado Sempre Avanti. E ricordiamo che Gennaro, il tuo nome d'arte è Fragile, appunto. Sì, il mio nome d'arte è Fragile. Ho scelto questo nome più che altro perché ho sempre pensato che noi tutti quanti siamo fragili internamente, cioè siamo fragili esteriormente, ma dentro abbiamo una forza immane che riusciamo ad andare avanti e neanche lo sappiamo. Credo che sia un bellissimo messaggio e anche molto coraggioso parlare di fragilità, perché insomma di questi tempi un po' essere cantanti musicisti è un po' ostentare ricchezza, soldi, lusso, quindi è un bel messaggio tutto in questa società che ci vuole sempre forti ed è difficile mostrarsi in qualche maniera fragili. Vero. Gennaro, tu hai dei singoli all'attivo, giusto? Sì, allora sono già usciti i primi tre brani, il primo appunto che tratta appunto l'episodio di bullismo che ho avuto e come l'ho superato, poi il secondo che comunque parla di la scomparsa di mio zio che se n'è andato giovane, e c'è il terzo che è uscito da poco tempo, che tratta di una storia di una ragazza che si sente instabile con se stessa e che grazie a un ragazzo ritrova la sua stabilità. Quindi diciamo molta dell'ispirazione della tua musica sono il tuo vissuto e quello che provi. Sì, bene o male io tendo a scrivere sempre quando sto provando un qualcosa, nel senso non scrivo un brano perché magari oggi penso all'amicizia, quindi scrivo un brano sull'amicizia. Se io non sto vivendo in quel momento intensamente, non riesco a scriverlo. È molto coraggioso e molto forte anche mettersi a nudo, quindi totalmente nella tua musica. E noi ora sentiremo, anzi vedremo un tuo brano e possiamo vederli anche su YouTube, giusto? Su sì, che altri sì possono trovare, allora i primi due brani si possono trovare già su YouTube, mentre il terzo ancora è uscito solo sulle piattaforme, uscirà a breve su YouTube direttamente col video. Quindi questo è il tuo progetto futuro più imminente, diciamo, il nuovo video. Sì, sì, quello lì è, si spera comunque per vari casting che sto per affrontare. Ok, quindi sei ancora in work in progress. Vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi. Lancio come al solito la call per i giovani artisti emergenti, chi vuole stare in trasmissione con noi, chi ha registrato un pezzo, chi ha una performance, insomma... lancio la solita call, potete scriverci a informagiovani@comune.bologna.it e ci vediamo alla prossima puntata di Fresh Giovani Live. Grazie per averci seguiti.